siamo a Garda, lavanderia automatica, proviamo, facciamo American style. E no, la lavanderia automatica non accetta le carte, i bancomat, ci vuole i contanti, per cui alla fine non si è fatto. Però sono riuscito ad andare dentro la chiesa di Garda, ho detto uno scorcio veloce, perché insomma non mi pareva elegante fare un video finché c'è la messa, ovviamente. Che è una chiesa un po' particolare, ha una zona poi dedicata alla Madonnina. Appena riesco ve lo faccio un bel video, perché merita sicuramente. Buongiorno, guardate il lago là che comincia a sbattere contro il muro, lo vedete? Bene, buona giornata a tutti voi, vi sto facendo vedere un po' di lago Ciurma. Guardate che lago che c'è oggi. Eccomi qua, buona giornata. Ovviamente ho la Holly che tira come una matta perché non vedeva l'ora di uscire. E parleremo ancora di gnosi, di gnostici. Uscirà sul primo canale, spero oggi, un video su Dio, o meglio il video su un Dio che è Abrasax. Ve ne ho parlato quando abbiamo parlato degli gnostici e scoprirete delle novità. Ovviamente questo serve per imparare a districarsi man mano che andiamo avanti col nostro percorso, sia sul primo canale che qua sul pirata, quando facciamo le nostre riflessioni. Serve per districarsi dalla verità alle cose nate sia dalla tradizione che dalla mitologia, sia ebraiche che poi primo cristiane, possiamo definirle così, primo cristiane. Quindi dobbiamo piano piano, questo ci aiuta a interpretare poi l'NDE, a interpretare le esperienze spirituali, e vi aiuterà andando avanti a capire quali possono essere anche i veri messaggi mariani, magari da messaggi mariani che non sono coerenti a tutto quello che è un certo discorso, non solo teologico, di tradizione, di cultura, ma anche spirituale, perché se c'è una coerenza spirituale noi riusciamo a capire quando un messaggio, o chi ci dà questo messaggio, sia nella verità o sia nell'errore, perché non voglio dire nella falsità, perché anche qua noi abbiamo imparato a capire che le esperienze spirituali sono soggettive, e oltre che essere oggettive, ma sono soggettive, per cui possono riportare messaggi o indicazioni che non sono valide per un'intera comunità o per l'intera umanità, ma magari solo per una persona o per un piccolo nucleo di persone ad essa collegate. Questa è un'altra delle cose che dobbiamo tenere presente, ed è una delle cose che ha portato alcune famiglie di cristiani gnostici nell'errore, nel cercare appunto di semplificare o di rendere universali alcune esperienze. Questa è una di quelle prudenze della Chiesa cattolica, o delle chiese in generale, che solo negli anni ho imparato a capire. Una volta ero abbastanza contrario a questo tirare continuamente freno a mano anche su determinate esperienze da parte delle chiese, no? Perché bisogna verificare, perché bisogna capire, perché non è così semplice.
In realtà invece è una giusta prudenza, perché ci sono veramente cose che nascono da errate interpretazioni, da errate incomprensioni, oppure da una generalizzazione del messaggio che non ha nessun scopo per la massa o per l'umanità, ma può avere scopo o indicazione per il singolo o per il piccolo nucleo di persone a lui collegato. Adesso sto parlando un po' complicato? Spero di no. Sto cercando di spiegarvi in maniera, anzi semplificando molto, quello che è il discorso che comincerete ad affrontare andando poi a vedere il video sul primo canale oggi o domani. Adesso vediamo se riesco, mi piacerebbe pubblicarlo già in giornata, perché domani ho delle NDE da pubblicarvi, dopodomani al più tardi, se tutto si rinvia di un giorno sarà dopodomani al lunedì. Un nuovo tipo di NDE che non è in realtà un nuovo tipo, e possiamo definirle NDE abbreviate. Ci sono delle NDE che hanno un tempo di esperienza molto breve, perché la persona che le vive viene immediatamente respinta al mittente, come si dice, e solitamente a farlo è un parente defunto, una persona cara, un amico o può essere, ecco lì, un essere di luce, un santo, comunque una persona molto forte spiritualmente. Quindi o una persona molto forte simbolicamente dal punto di vista affettivo al morente, o molto forte dal punto di vista spirituale. Questa è una delle due valenze che deve avere il respingente, quello che ti rinvia a tornare a vivere su questa terra. Allora, adesso intanto vi faccio vedere un pezzettino di percorso mentre andiamo in conclusione di questo vlog, perché ho piacere farvi vedere che oggi il lago ogni giorno è uno spettacolo diverso, e anche oggi sembra quasi un oceano, un mare con tonalità diverse di azzurro, anche se adesso a causa della copertura di alcune nuvole il sole non influisce più di tanto sulla trasparenza dell'acqua, ma prima era veramente una meraviglia. Dicevo, ecco che, avendo ingranato una nuova marcia, come abbiamo detto, essendo pronti a partire, cominciamo a capire e a vedere le cose da un punto di vista un pochino diverso, spostandoci di angolazione, senza spostarci dall'essenza delle cose, ma solo angolazione di osservazione. Ecco qua, guardate che meraviglia del lago. Quindi, cari amici del pirata, arriviamo alla conclusione. Ecco perché devo rientrare in attesa che mi venga fatta una consegna per il lavoro, in quanto ho lo zaino che uso solitamente per portarmi dietro due cosine che possono venire in utilizzo durante la notte in emergenza, o anche la mia poca attrezzatura per potervi fare, magari, come ben sapete, qualcosina, qualche contenuto nelle ore morte, e sta cedendo, sta perdendo i colpi, per cui vediamo se mi arriva qualcosa di utile e di interessante. Per quello che riguarda il pirata è tutto, ci vediamo in un prossimo video, Dio piacendo, nel vlog di domani. Ciao a tutti da Armando, ciao!